La televisione russa ha mostrato il presidente Putin che osservava compiaciuto il lancio sperimentale di un nuovo missile intercontinentale balistico russo in grado di raggiungere qualunque luogo nel mondo e praticamente invisibile. È il segnale di una nuova corsa agli armamenti, favorita anche dal ritiro degli Stati Uniti da un trattato con la Russia proprio sui missili e in particolare sugli euromissili. Un tema che mette al centro nuovamente la questione della sicurezza dell'Europa ora che la garanzia americana sta venendo meno. È chiaro che il tema dell'integrazione sul piano politico, della politica estera, della politica di difesa e quindi l'integrazione militare è cruciale. E bisognerà vedere se nel 2019 riusciremo a fare passi avanti come nel 2018, in cui è stata avviata la cooperazione strutturata permanente sulla difesa, ma che va implementata nei prossimi anni e rafforzata per andare davvero verso una difesa comune, se non unica, a livello europeo. Unico strumento per riuscire a giocare un ruolo sul piano mondiale di stabilizzazione dell'area di vicinato, dall'Ucraina al Medio Oriente al Nord Africa, aree in cui ci sono conflitti e tensioni geopolitiche gravissime e rispetto alle quali nessuno degli Stati membri da solo è in grado di portare un contributo.